Questo è un F-84F costruito dalla Republic, dall'American Republic, ed è un aeroplano da cacciabombardiere che è molto usato negli anni 50 e anche 60. È stato impiegato da molte aeronautiche militari della NATO e anche dagli americani. È un aeroplano che aveva a suo tempo aveva una grande potenza di fuoco e un carico bellico notevole. Aveva sei mitragliatrici calibro 0,50 che corrisponde ai nostri 17 e poi aveva la capacità di portare anche un carico bellico di bombe, razzi. Era supersonico in picchiata, bisognava andare a 40.000 piedi e poi era una cosa che si faceva la terza transizione, al terzo volo si andava a 40.000 piedi e poi ci si metteva in picchiata e si superava Mach 1. L'abbiamo impiegato anche per la pattuglia acrobatica, ma molte aerobrigate da caccia, la sesta, la 51esima e la quinta hanno fatto la pattuglia acrobatica nazionale con questo aeroplano. È un aeroplano che andava bene, anche se era un po' sottopotenziato il motore, questo avrebbe portato un motore un po' più potente, però se si usava al di sopra di una certa velocità diventava un aeroplano molto maneggevole, molto sensibile ai comandi, eccetera.